Che ieri ci ha presentato il Love Vision, che tra l'altro è bello pensare che lei ne ha parlato alla scorsa edizione del BeFest, era il suo progetto appunto futuro. E ci racconta un po', l'anno scorso appunto ci parlava di quest'uomo Mario Capecchi di cui è rimasto affascinato, poi premio Nobel, ci racconta come ha costruito la sceneggiatura del film e soprattutto come mai, perché questo mi ha incuriosito, come mai ha scelto di raccontare solo la parte iniziale, quindi la parte di lui bambino nel film e poi di fermarsi lì. Ma perché la parte più interessante, più sconvolgente di quella di lui bambino. Cioè, questo bambino abbandonato dalla madre che viene catturata dai fascisti, che per 5 anni non ha mai fatto un pasto caldo, che vive ramingo per le campagne e le montagne del nord Italia, che miracolosamente torna sua madre, lo ritrova, lo porta in America, non lo può accudire perché lei non sta più in piedi. Questo bambino in America è un disadattato, non sa l'inglese, nelle scuole non lo vogliono, ha una vita impossibile, lui vorrebbe tornare in Italia perché non sa neanche parlare con gli americani. E nonostante tutto ciò, alla fine diventa Nobel per la scienza. È una storia così incredibile. Il vero problema di questo film è che nessuno crede che sia vero, pensano che ci siamo inventati tutto. Senta, e con i bambini, perché nel cast ci sono tanti bambini, come ha lavorato, come hanno preso loro la storia, cioè hanno compreso veramente quello che il protagonista ha passato, il periodo della guerra e tutto quanto? Ma i bambini, come diceva De Sica, sono i migliori attori al mondo, se però si identificano nella parte che devono fare. Perché io mi ricordo, per esempio, quando ho fatto un film che si chiamava Iona che visse una balena, che era la storia di un bambino, avevo fatto un provino, un bambino per me perfetto. Poi il giorno che gli abbiamo messo i costumi addosso, lui si è rifiutato di lavorare. Non voleva i costumi da pezzente, da abbandonato, e quindi non ha più voluto fare niente. Quindi i bambini devono sentire quello che stanno facendo. Se aderiscono al progetto e vogliono farlo, meglio di loro non c'è nessuno, perché con i bambini non devi discutere, mentre con gli adulti hanno sempre giustamente delle pretese, vogliono capire. Il bambino non chiede niente, gli dici vai là, fai qui, e lui va e fa, se ci crede. Quindi per un regista la cosa più bella è avere dei bambini che aderiscono al progetto. Ok. Costano anche di meno. Grazie mille, in bocca al lupo per il film, aspettiamo l'uscita al cinema. Grazie.